Quando sono le 7, 46 minuti e 30 secondi, incontriamo l'ospite che ci è venuto a trovare questa mattina. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. A Isa Grassano, collega. Grazie. Giornalista, ma soprattutto affermata scrittrice, che oggi, questa mattina, ci è venuta a presentare la sua ultima fatica letteraria, In viaggio con le amiche, e mollate tutto e partite, non vi resta che fare le valigie. Questo è il titolo, è una guida rivolta soprattutto alle donne, donne con la valigia. Isa, allora, come nasce l'idea di questo libro e perché un target esclusivamente femminile? C'è sempre più un desiderio di staccare dal quotidiano, di mollare anche solo per qualche giorno, anche solo un weekend, i mariti, i figli, i fidanzati, i genitori, per partire alla ricerca di se stessi, per ricaricarsi. E cosa c'è che aiuta a ricaricarsi? Un'amica, perché si crea una complicità che con gli uomini, anche con dei rapporti collaudati, non si riesce a creare. Quindi ore e ore di chiacchiere, di passeggiate, di giro nei mercatini a fare shopping. E poi è un po' una tendenza attestata anche da dei dati statistici, pare che 6 donne su 10 sognano proprio di partire una volta da sola o in compagnia. Di qui appunto l'idea di mettere insieme tutta una serie di itinerari, di città, che sono soprattutto però sicure, perché una donna quando gira ha bisogno di avere quella tranquillità di girare da sola oppure in compagnia, ma senza rischiare. Quindi città sicure, città dove per ogni itinerario individuato la cosa particolare al femminile, quindi può essere le terme dove entrano solamente le donne, piuttosto che l'amman, piuttosto che un monastero dove ritirarsi per appunto per ritrovarsi qualche giorno. Ecco, un capitolo del libro è dedicato a Bologna. Perché Bologna? Perché tanto spazio al capoluogo emiliano? Cosa di particolare? Bologna è la mia città adottiva e quindi non potevo non inserire un capitolo. È una città che si gira bene e, come diceva Dalla, è una città dove non si perde neanche un bambino, figuriamoci una donna. E quindi mi sono soffermata un po' su questa cittadina, che punta anche molto all'aspetto, al famoso lato A delle donne, quindi tette, che insieme a Tortellini e Torri costituiscono un po' la triade che ha reso Bologna famosa in tutto il mondo. È una città che si gira bene, a cominciare dal centro, da via San Felice, che è un po' la Notting Hill londinese, dove poter trovare dello shopping ricercato, ci sono dei negozi di vintage, e poi c'è la biblioteca delle donne dove si può anche navigare gratuitamente. Insomma, tante particolarità che rendono la città una città a misura di donna. Ecco, nel libro però ci sono altri riferimenti ad altri territori dell'Emilia Romagna. Quali, ad esempio? Ci sono i castelli di Parma e di Piacenza, dove sentirsi delle principesse, perché un po' noi donne abbiamo questo aspetto romantico, quindi da girare o anche da pernottare in una di queste strutture. C'è Riccione con la spiaggia delle donne, ed è particolare perché è vero che si chiama la spiaggia delle donne, ma sono ammessi anche gli uomini, e a sua richiesta distribuiscono dei braccialetti single free che indicano, a seconda del colore, se si è liberi o se, e quindi se si sta cercando qualcuno, o se si è appagati sentimentalmente. Ci sono poi i paesaggi dell'Appennino, tanto cari a Morandi, e lui diceva che ritrovava la sua anima, e quindi anche una donna passeggiando un po' tra queste vallate un po' solitarie, così può avere spunti di riflessione. E c'è Ravenna, che è un'altra curiosità. Pare che visitando il Mar ci sia la statua di Guidarello Guidarelli, che baciandola si possa ottenere ci si possa sposare così entro l'anno. Qual è l'identikit della viaggiatrice ideale, in particolare donna, secondo Isa Grassano? Ma la viaggiatrice ideale è quella che riesce a portare poca roba in valigia, che ha tanto spirito di conoscenza, di curiosità, e un pizzico di civetteria, perché non guasta. Cos'è invece il viaggio? Cosa rappresenta il viaggio per Isa Grassano? Il viaggio rappresenta una scoperta e un'emozione. Da ogni viaggio si ritorna ricaricati, e come sottolineo io, il viaggio è solo ciò che ti conduce là dove il tuo cuore è già arrivato. Invece per noi maschietti, per noi uomini, questi viaggi sono davvero vietati, off limits? Assolutamente no, lo scrivo anche nell'introduzione. Anche per gli uomini ci sono degli spunti qua e là. Non so, ci sono mi vengono in mente le terme a Budapest, dove a giorni alterni si può nuotare nudi, o la domenica invece si sta tutti insieme. E poi soprattutto i single possono trovare uno spunto, cioè soprattutto possono trovare delle donne in uno di questi posti con cui chissà iniziare una nuova avventura, un nuovo viaggio.
In viaggio con le amiche, l'abbiamo detto, è il tuo ultimo libro. Ricordiamo però una tua altra opera di successo, 101 cose gratis da fare in Italia, un'altra guida turistica, definiamola così, per viaggiare il nostro paese. In tempi di crisi avere degli spunti gratuiti, quindi musei piuttosto che sagre dove si mangia gratuitamente, piuttosto che itinerari da fare senza mettere mano al portafogli, continua ancora, anche se il libro è uscito già da un anno, continua ancora ad avere successo, perché appunto c'è bisogno di muoversi, di girare, divertirsi gratis. E anche in viaggio con le amiche ho comunque messo degli spunti, quando è stato possibile, degli spunti gratuiti da vivere liberamente. In questo caso la crisi è un traino davvero notevole, ahimè. Grazie a Lisa Grassano. Grazie a voi, buona ricordiamolo, giornata. In viaggio con le amiche, l'ultima fatica letteraria di Isa Grassano, a cui naturalmente auguriamo buon anno e in bocca al lupo per questo Grazie. Suo ultimo libro. E io auguro a tutte buon viaggio. Benissimo. Grazie. È ancora tempo di presepi, abbiamo visitato